Ciao ragazzi, benvenuti in questa puntata della Computer Museo, puntata che sarà solo dedicata a degli avvisi importanti e non, quindi non uscirà nessun altro video per stasera. Innanzitutto partiamo da un avviso molto importante, la serie di Arduino. Mi avete infatti chiesto in 20 o 25 persone circa quando ritorna la serie di Arduino. Allora, io ho in mente di farla tornare il prima possibile, infatti in teoria doveva già uscire a settembre. Però purtroppo, come avete visto nella programmazione appunto adesso per il caso siamo ad aprile, il 28 aprile, però noi abbiamo già programmi fino a novembre, il computer da montaggio video ancora una volta per la terza volta in 2 giorni, soltanto questa volta, è dovuto tornare in riparazione perché aveva gli stessi errori, era stata detta appunto, non vi sto a rispiegare i problemi che aveva perché avevo mostrato appunto in un video proprio apposito cosa aveva il computer, so solo che adesso è ancora in riparazione per non si sa ancora quanto tempo. Ora, l'unico computer che mi rimane è questo fisso, che purtroppo non è neanche tanto veloce. Non è talmente tanto veloce che addirittura questa telecamera a cui sto registrando adesso il vlog è praticamente in registrazione in 720 10 fps, quindi è veramente pochissimo. In teoria doveva registrare a 30 fps, ma non ce la fa il computer, quindi è a 10 fps. Quindi questo vi fa capire quanto sono messo male. Se devo esportare unboxing e recensioni lo fa senza problemi, ma ho già fatto diverse prove di esportazione sia in Avid, sia in Sony Vegas, sia in Premiere Pro e altri programmi anche più semplici, ma non riesce ad esportare un video in multicam e con grafici dove mostrano i componenti e tutto. Avevo in mente tantissime novità. Però l'unica nota positiva è che intanto voi avete tutto il tempo per decidere o anche scriverci adesso sotto nell'area commenti che video fare su Arduino, perché ebbene abbiamo sì e no 10-20 episodi che sappiamo già cosa registrare, però volevamo proseguire, però non sappiamo cosa fare di progetti, è per quello che chiediamo a voi cosa fare. Oltre a questo, questa era un po' la serie appunto di Arduino e niente, appunto per questo nei prossimi settimane, mesi, settimane spero e non mesi, faremo ancora qualche unboxing. Infatti avevamo promesso l'unboxing sulla fotografia, quindi con la lente, non mi ricordo come si chiama, la lente Olga, scusate, e la lente fisheye roba del genere per il cellulare, e poi speriamo che ci richiamino dall'azienda, che ci ridiano il computer. Intanto tento di tenervi un secondo appunto aggiornati. Per la serie invece di archetipo, adesso non so di preciso perché io questa cosa la sto facendo un po' azzardata, credo che però per novembre sia già uscito archetipo, ma in caso che non esce stiamo ancora finendo adesso le riprese. Però vi parlo di ora perché probabilmente a novembre appunto avremo già finito le riprese, probabilmente anche il montaggio. E a parte questo, ho detto di archetipo, intanto però potrei anche dirvi un altro canale molto curioso. Il canale, più che altro in collaborazione con me e altre persone, più che altro con la mia compagnia, dove andiamo a visitare posti abbandonati. E per chi è amante dei posti abbandonati, questo è il canale, si chiama The Mystery World, IT. È un canale che appunto ho scelto un nome anche del cavolo, che però andiamo a raggruppare posti abbandonati in tutta la Lombardia e li andiamo a filmare per vedere un secondo come sono stati abbandonati. Anche qui, se avete dei posti da suggerirci, ovviamente in Lombardia, ci potete sempre scrivere nell'area commenti. Per il resto dalla Computer Museo è tutto, grazie ancora per il vostro supporto, sia morale sia in generale, quindi anche come iscritti e come amicizia. Grazie ancora e alla prossima puntata. Ciao ragazzi!